Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi, in studio con voi Rosario Moreno. Salario minimo, il Parlamento europeo spinge, dice il Covid, ne ha dimostrato l'urgenza, in prima linea i lavoratori sottopagati. Un'analisi degli uffici tecnici dell'Assemblea di Bruxelles, diffusa a fine settembre, fa il punto della situazione in attesa di una direttiva della Commissione che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. La proposta dovrà tener conto dei diversi approcci sulla base dei sistemi nazionali. I paesi che hanno già un salario minimo obbligatorio dovranno verificarne l'adeguatezza. Quelli come l'Italia, che puntano sulla contrattazione collettiva, dovranno garantire un minimo anche ai lavoratori scoperti. Importante che ci siano anche politiche di reddito minimo. Il governo ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio. Nel nuovo decreto l'obbligo di mascherina all'aperto e meno poteri a regioni. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla norma che estende la durata delle attuali norme anticontagio, che sarebbero scadute ieri, fino al 15 ottobre. La prossima settimana sarà dunque adottato un nuovo DPCM. Consip, ora Renzi senior è accusato di 4 reati. Le cose per Tiziano Renzi non si sono messe troppo bene a Roma. La sua posizione nell'ambito dell'inchiesta Consip si è aggravata dopo le ulteriori indagini volute dal GIP Gaspare Sturzo, che ha rigettato in parte la richiesta di archiviazione nei suoi confronti. Insomma, il padre di Matteo Renzi adesso si ritrova indagato per 4 reati. Premi Covid nelle Marche, neanche un euro per medici e infermieri, mentre i dirigenti tendano il blitz per ottenerli, ci sono 82 beneficiari. Un decreto firmato dalla dirigente del Servizio Salute della Regione aveva autorizzato il pagamento delle quote di straordinari per 82 colleghi, alcuni dei quali in servizio in settori come la cultura, la tutela dell'ambiente e lo sport. Tutto congelato in base all'indicazione del neopresidente Acquaroli. Il sindacato dei medici scrive che certe cose fanno arrabbiare. Per la nostra categoria si ragiona sull'ordine di poche centinaia di euro e i dirigenti della regione vanno a incassare fino al 30% della retribuzione. Evasione, le nuove stime, nel 2018 è diminuita in modo significativo la propensione a evadere IVA e IRPEF, fa eccezione l'IMU. I numeri della relazione sull'economia con non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva e del rapporto sui risultati in materia di contrasto all'evasione allegati come ogni anno al NADEF. L'IVA dovuta e non pagata cala di 3,5 miliardi, secondo il Tesoro è merito del meccanismo della scissione dei pagamenti che obbliga la pubblica amministrazione e le maggiori società quotate a trattenere e versare direttamente all'erario l'imposta sulle fatture emesse dai propri fornitori senza che le somme transitino sui loro conti. Notizie da Napoli e dalla Campania. Agguato davanti a un bar in fin di vita un 23enne Rodolfo Cardone, 23 anni, è stato ferito in maniera grave con un colpo d'arma da fuoco esplosa da un fucile da caccia nel rione Incis a Ponticelli. Il giovane era davanti a un bar situato in via Grimm quando è stato raggiunto dallo sparo arrivato da un'auto in corsa. È ora ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale del Mare. Le sue condizioni sono critiche, ha uno pneumotorace. È stato sottoposto ad un'operazione in serata. Coronavirus, crescono ancora i casi a Torre Annunziata, nuovo caso di contagio da Covid-19 a Torre Annunziata. Il soggetto è una donna di 55 anni, è asintomatica ed è stata sottoposta al regime di quarantena presso la propria abitazione. Maxi sequestro a Miano, scoperti da oltre 12.000 oggetti contraffatti. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato nel corso di due distinti interventi oltre 12.400 articoli contraffatti e denunciato per contraffazione e ricettazione due soggetti.
un 48enne e una 55enne, entrambi napoletani. In particolare, nel corso di un primo intervento, i Baschi Verdi del gruppo Pronto Impiego hanno individuato a Miano uno stand nel centro commerciale, all'interno del quale erano esposti più di 2200 articoli con marchi contraffatti. E adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti da Udine. Dal 9 ottobre al 15 novembre al Castello Savornian di Artegna si terrà la mostra fotografica di Eugenio Novaira, intitolata Tilly Ment, il fiume si racconta. Questo fiume, il Tagliamento, è il più importante in Friuli Venezia Giulia e si estende lungo il territorio per 178 km. Ha conservato la sua morfologia originaria e quindi ha sempre destato l'attenzione di artisti, studiosi e scrittori, a livello locale ma anche internazionale. L'inaugurazione si svolgerà venerdì 9 ottobre alle ore 17 nella sala consiliare del Comune di Artegna. L'accesso sarà consentito ad un numero limitato di persone e quindi è necessaria la prenotazione. Interverranno nella serata Furio Finocchiaro, geologo e docente all'Università di Trieste, Angelo Floramo, insegnante e consulente culturale, Elisa Cozzarin, attivista, giornalista ambientale e scrittrice. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, adesso riprendiamo con le altre notizie dal Friuli Venezia Giulia. Coronavirus, scatta l'obbligo di indossare la mascherina quasi sempre. Il Consiglio dei Ministri ha varato una stretta sulle misure di contenimento. Insomma, ecco quanto bisogna sapere, quando bisogna insomma coprire naso e bocca. Sale il contagio da Covid-19 in tutta Italia, il governo corre ai ripari, quindi come annunciato il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge che prevede una stretta sull'uso delle mascherine. La copertura di naso e bocca sarà obbligatoria sempre all'aperto e al chiuso in presenza di altre persone, quindi va indossata sempre, tranne che in casa, quando si fa sport e se ci si trova all'aperto in luoghi isolati e alla presenza solo dei propri conviventi. Gorizia arriva il parcheggio per i pendolari, presto, questo lo annuncia il sindaco Ziberna, saranno pronti una sessantina di posti in piazzale Saba, non si può attendere oltre perché da anni i pendolari che ogni giorno prendono il treno per lavoro attendono un parcheggio e allora ho rotto gli indugi, questo l'annuncio del sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, dopo essermi confrontato con la soprintendente e che ringrazio per la disponibilità, ho dato disposizione affinché dal progetto generale di riqualificazione dell'ex deposito di tram venga stralciata una parte per realizzare intanto un parcheggio basico di una sessantina di posti senza accessori né interventi strutturali, tipo quello in via Margotti. Ruba e usa la carta di credito, è stato condannato un 34enne residente a Fiumicello, Villa Vicentina, dovrà scontare un anno e 11 mesi di reclusione. I carabinieri della stazione di Villa Vicentina hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 34enne residente a Fiumicello, Villa Vicentina. L'uomo, prelevato dal suo domicilio, deve scontare la pena di un anno e 11 mesi di reclusione per una condanna passata in giudicato per furto e utilizzo indebito di carta di credito, reati commessi alcuni anni fa. L'ordine di carcerazione è stato emesso dal Tribunale di Udine. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa prima edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.